L'intelligenza artificiale comunque è arrivata, eh? Cioè ci siamo. La prima conseguenza che ci sarà è quella di un'ondata di disoccupazione pazzesca, perché l'intelligenza artificiale sa fare tutto praticamente, tranne credo mettere i lacci delle scarpe, cioè le cose con le mani gli vengono male. Sabina Guzzanti, protagonista al Passioni Festival. Sul palco dell'Arena Eden, l'attrice, scrittrice, autrice e regista ha presentato il suo ultimo libro, Anonymous, vecchi rivoluzionari contro giovani robot. Una commedia che ruota attorno a molti temi di grande attualità, tra cui spiccano l'avvento dell'intelligenza artificiale con le problematiche che porta con sé e il cosiddetto divario digitale. Uno dei personaggi insomma più importanti, più di impatto all'interno anche di questa edizione del Passioni Festival è sicuramente una figura in qualche modo iconica dello spettacolo, della satira, dell'ironia italiana e ora anche della letteratura, nel senso che ha scritto questo romanzo. Sabina Guzzanti è un bel personaggio. Prima di lei al Passioni Festival, Francesco Niccolini, autore e sceneggiatore aretino, che assieme a Sandra Gesualdi ha presentato La scuola più bella che c'è, Don Milani, Barbiana e i suoi ragazzi. Sono ormai 8-9 anni che convivo con Don Milani, perché prima ci ho fatto uno spettacolo teatrale e ora poterci tornare sopra per scrivere il libro è stato molto bello, ma perché Don Milani ti lascia addosso un segno che non se ne va mai, perché ti gratta via l'anima e la pancia continua a far riflettere, passa il tempo e diventa più attuale, non meno. Per cui è stata una grande occasione poter scrivere una biografia dedicata a Don Lorenzo Milani, non solo per parlare di lui, ma per riflettere anche del presente.